Salve amico, i video che ho raccolto oggi sono super terrificanti e come sempre non dimenticare di lasciare mi piace al video. Infatti, se supereremo gli 8000 like entro domani, il video che caricherò sarà superiore ai 30 minuti di puro terrore. Quindi ora, iniziamo. Ashley Rain ha 4 gatti e carica i loro video online, ma ad agosto ha registrato qualcosa di davvero strano. Dice che quando stava traslocando dal suo appartamento, riprese questa cosa con la sua telecamera di sicurezza. Ashley afferma che, qualunque cosa fosse, uno dei suoi gatti l'ha notata subito e non gli ha distolto lo sguardo da sopra. Il video dura circa un minuto e mostra quella che sembra una strana nebbia o parte di un qualcosa che si muove da giù a sopra vicino il telaio della porta, e ad un certo punto si può notare anche qualcosa separarsi dalla massa principale. Ashley non ha idea di cosa possa essere questa cosa, ma in molti che hanno visto il video credono si tratti di un fenomeno soprannaturale, come una presenza. L'autore di questa breve clip è sconosciuto, tuttavia se qualcuno ha informazioni al riguardo me le faccia sapere. La clip sembra essere stata registrata in una specie di centro commerciale, in particolare in una sezione dedicata ai bambini. Sembra un negozio di giocattoli, ed improvvisamente una serie di bambole identiche inizia a ridere in maniera incontrollabile, tutte allo stesso tempo, come se qualcosa le avesse attivate. Guarda tu stesso. Sembra che la guardia di sicurezza notturna sia stata attirata lì dall'improvviso frastuono. Non potendo fare altro, tira fuori il cellulare ed inizia a registrare la scena così paradossale. Ed anche se si tratta solo di bambole, fa venire comunque i brividi. Chi o cosa avrà attivato tutte quelle bambole allo stesso momento? Ma continuando a parlare di bambole, un'appassionata di queste cose, di nome Rabbi Lox, ha appena caricato un contenuto davvero spaventoso ed inspiegabile al riguardo, che mostra una delle bambole della figlia, Amy, muoversi apparentemente da sola e senza batterie inserite. Oh, you better get back over there. Go. Shoo. Get the heck away from me, bro. You can get back over there. Creepy thing. Get back. Go. Questo video è diventato super virale, raggiungendo gli oltre 12 milioni di visualizzazioni. Ma come potrai immaginare, il video è stato accolto con un'enorme dose di scetticismo. La maggior parte delle persone è convinta che la bambola è stata modificata in qualche modo, anche se la donna
ha fatto più video per dimostrare che la bambola non aveva batterie aggiuntive o nascoste da qualche parte. Ma permettimi un ultimo video sulle bambole possedute. In questa clip si vede la bambola di Elmo, caricata dal canale Dennis Paranormal 27. E questo è ciò che succede. He's doing it by himself. Dennis dice che la bambola si è accesa da sola, per poi pronunciare le parole I'm back, cioè sono tornato. Quindi Dennis pensa che la bambola sia posseduta dalla presenza di qualcuno o qualcosa. E tu cosa credi? I seguenti due video sono stati caricati dall'utente vietnamita chiamata Hon Gang, che di solito pubblica brevi clip di se stessa mentre canta o mostra i suoi vestiti. Tuttavia, ad agosto ha caricato questo. I due video sembrano mostrare l'attività molto forte di un poltergeist all'interno di quello che pare essere un ospedale o forse una casa di riposo. Non ci sono però informazioni specifiche su questi due video e non si sa neanche chi li abbia registrati originariamente. Potrebbe mostrare quindi davvero l'attività di una forza soprannaturale o è tutto frutto di qualcosa ben organizzato? Questo video è stato originariamente caricato su Facebook e già mostrato da molti canali su YouTube che trattano questo argomento. Ma ora guardiamolo assieme. And show y'all that the picture came from the in the back of my yard. Yeah. 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 Spot nine. That's my backyard. I'm zooming in a little piece. This is the exact spot that I just saw. Il ragazzo sta fumando mentre fa una live su Facebook, dicendo che ha appena sentito e visto qualcosa di strano nel suo cortile. Così gira la telecamera del telefono ed inquadra il limite del bosco. E qualcosa di davvero spaventoso si può vedere in video. Il problema è che nessuno riesce a capire bene cosa sia apparso lì. Alcuni suggeriscono si tratti di uno spirito o un fantasma, chi dice un lupo mannaro e chi una creatura aliena. Altri invece credono che sia un animale di qualche tipo, come un canguro o uno struzzo. In ogni modo, il video resta davvero interessante e misterioso. E tu, cosa credi possa essere questa cosa? Skateboard Chris ha caricato su YouTube la seguente serie di video. Infatti, è da un po' che Chris vive assieme ai suoi cani e pensa che il suo appartamento sia infestato. Nell'ultimo anno ha notato cose molto strane, registrate sulle sue telecamere di sorveglianza. Mm.
Poi, lo scorso dicembre, nel periodo natalizio, Chris registra quella che secondo lui sarebbe l'attività paranormale più forte mai sperimentata. Chris dice che era fuori a fumare in quel momento e non aveva con sé il telefono, quindi non ha ricevuto la notifica che gli segnalava l'attività in casa. Il fenomeno è davvero molto strano, ma tu credi sia qualcosa di reale? O sono oggetti mossi con dei fili nascosti? Oppure c'è davvero qualcosa che infesta casa di Chris? Fammi sapere la tua opinione. La prossima clip è stata caricata su Reddit e nella descrizione si legge: le montagne russe sono sempre state molto divertenti per me, almeno fino a quando non ho trovato questo strano video. Ora guardalo con attenzione fino alla fine. Lo hai visto? All'inizio del video possiamo notare chiaramente che ci sono solo quattro persone nella giostra, sedute tutte sulla carrozza anteriore. In coda al treno non c'è nessuno. Tuttavia, mandando avanti il video velocemente, ad un certo punto si nota che qualcosa o qualcuno appare sull'ultima carrozza. L'improvvisa apparizione svanisce pochi secondi dopo, nel nulla, così come era apparsa. In tanti che hanno visto il video suggeriscono che si tratta dello spirito di qualcuno che molto tempo fa è morto su quell'attrazione. Ma tu cosa credi? Di sicuro, se segui con assiduità il mio canale, ricorderai la storia di Mario Lara, l'uomo messicano che ha compiuto il suo sogno di aprire un negozio di dolci e che ora è perseguitato da uno spirito maligno che ha preso possesso di una pignatta. Cose terrificanti sono accadute nel suo negozio nell'ultimo anno, proprio come questa.
Tuttavia, in molti mi domandate sempre come sta proseguendo la sua storia e se ci sono stati altri eventi più di recente. Beh, durante una live che ha trasmesso proprio a settembre, accade qualcosa di molto strano. Ora, da un'occhiata alle sue spalle. Y pues me han estado invitando. La verdad es que yo no he decidido no transmitir porque yo no tengo tanta experiencia pues en ese tema y yo los dejo que la verdad es que yo no he decidido no transmitir porque yo no tengo tanta experiencia pues en ese tema. Proprio durante la live, mentre dice di non aver riscontrato altre attività paranormali in negozio ormai da mesi, accade questo. La bambola alle sue spalle inizia a muovere gli occhi. In un'altra occasione però una telecamera di sorveglianza interna al negozio registra quest'altro strano avvenimento. Di chi sono quei capelli? Del demone. In molti sono comunque spaventati ad entrare in quel negozio ed anche i commessi non vogliono più rimanere soli lì dentro. Infatti, nelle ultime settimane è successo questo ad una delle sue commesse. L'assistente di Mario sembra venga trascinata per una gamba da una forza sconosciuta verso una stanza oscura sul retro del negozio. Poi fortunatamente la lascia e lei riesce a scappare da Mario per avvisarlo, il quale corre a controllare, ma non trova nulla di strano. Poi, durante una notte, lo scorso luglio, un'altra telecamera di sorveglianza riprende questo. Il video sembra accelerato, ma si può distinguere chiaramente la silhouette di quello che sembra un bambino apparire sullo sfondo. Guarda l'uomo che sta giocando con i videogiochi e poi corre via. Cosa credi stia accadendo nel negozio di Mario? Non appena ci saranno aggiornamenti, comunque, ti terrò informato. Caricato su Reddit, il prossimo video sembra mostrare l'apparizione di un fantasma che si diverte sulle altalene. Potrebbe trattarsi solo di un problema della fotocamera, che non riesce a mettere a fuoco il soggetto, perché si muove molto velocemente e c'è scarsa illuminazione. Eppure nel video vediamo una persona che si dondola sull'altalena, però in alcuni momenti sembra sparire del tutto. Eppure l'altalena che si muove alla stessa velocità rimane visibile nel video. Tu cosa credi al riguardo?
fammelo sapere con un commento. E non dimenticare di lasciare mi piace al video e recuperare quelli che hai perso usciti durante la settimana. Io per ora ti saluto, ma se hai ancora voglia di paranormale, noi ci rivediamo domani con un nuovo video horror. Ciao!